Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Presto la palazzina di Via Lazio a Montesilvano avrà una nuova vita. Così ha deciso il comune di Pescara, proprietario degli alloggi. Stamani la comunicazione ufficiale, il servizio di Stefano Recanati. Non sono mancati in questi anni momenti di grande tensione. Per questo motivo la vendita degli alloggi di Via Lazio a Montesilvano sono un obiettivo raggiunto importante in meno di 3 anni dall'amministrazione. Lo ha detto il sindaco Carlo Masci a margine della conferenza che ha svelato il piano di riqualificazione del fabbricato di cui Pescara ne detiene il 49%. Gli alloggi, 59 di proprietà, sono stati sgomberati. Gli aventi diritto ad essere ricollocati, una ventina, sono stati trasferiti in altre abitazioni tra Pescara e Montesilvano. Ora il bando pubblico con scadenza dei termini il 14 ottobre, base d'asta 1.465.000 euro. Era giusto in primis dare dignità a quelle famiglie che ormai convivevano in una situazione terribile sotto tutti i punti di vista, igienico-sanitari e di sicurezza. Quindi dopo un duro lavoro effettuato anche con la Polizia Municipale di Montesilvano e lo stesso Comune di Montesilvano, abbiamo fatto diversi censimenti e quindi abbiamo potuto dare una risposta migliorativa a quelle famiglie, ovviamente togliendo quelle famiglie a seguito di un'ordinanza alla fine che non avevano più diritto. Questo a cosa ha portato? Chiaramente ha portato a ridare dignità ad una zona che, sebbene non sia direttamente sul comune di Pescara, però il comune di Pescara ne detiene circa il 49%, e speriamo che se qualcuno acquisterà potrà dare ulteriore dignità con una demoricostruzione o quello che riterrà opportuno poter fare. Esprime soddisfazione la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo per l'approvazione di un emendamento al DL Infrastrutture e Mobilità che tutela il personale di strada dei parchi. Vediamo. Dopo una lunga battaglia nella Commissione Lavori Pubblici in Senato è passato un emendamento proposto dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo che ha il fine di tutelare il personale di strada dei parchi S.P.A., della Parchi Global Service S.P.A. e della Infra Engineering S.R.L. Il trattamento economico, il livello di inquadramento e di anzianità di questi lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio autostradale della A24 e A25 è dunque salvo. In questo modo, oltre a tutelare i diritti di queste persone, viene anche garantito il servizio e la sicurezza sulle autostrade abruzzesi, così la senatrice pentastellata. Sono molto soddisfatta del lavoro che si è svolto questa notte in Commissione Lavori Pubblici, in particolare per l'approvazione di alcuni dei miei emendamenti presentati per garantire maggiore tutela ai lavoratori che saranno assorbiti in ANAS e ai sindaci che puntualmente tornavano in strada per manifestare sulle questioni della sicurezza e del rincaro dei pedaggi. In particolare è passato un emendamento che prevede il mantenimento delle condizioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro praticate dalle società di provenienza di coloro che appunto saranno assorbiti in ANAS e inoltre la salvaguardia del livello e dell'anzianità del lavoratore stesso. Per quanto riguarda invece i sindaci, la buona notizia per loro è che verrà istituito un tavolo istituzionale al quale insieme ai presidenti di Regione Lazio ed Abruzzo, insieme a rappresentanti di governo, insieme a rappresentanti di associazioni di consumatori, verranno chiamati loro stessi a presiedere a questo tavolo affinché vi sia una più ampia partecipazione democratica sulla programmazione della manutenzione e sulla definizione delle nuove tariffe autostradali. E il TAR del Lazio ha confermato la sospensiva relativa alla revoca in danno della concessione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 alla società Strada dei Parchi. Il provvedimento era stato stabilito dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio scorso sulla base di un atto del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile nel quale veniva elencata una serie di inadempienze. La decisione sul merito della sentenza è prevista per il 20 di settembre. Fino ad allora Strada dei Parchi S.P.A. dovrà comunicare ogni atto relativo all'attività di gestione al Ministero per le Infrastrutture, all'ANAS, ma soprattutto all'avvocato Marco Corsini, commissario straordinario nominato dal governo per interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle due tratte autostradali.
Presentate presso il binario 1 della stazione centrale di Pescara le nuove carrozze per il trasporto bici. Il nuovo servizio è attivo sulle direttrici Adriatica, che scorre lungo la costa dei Trabocchi, sull'Adriatica Nord e all'interno verso Teramo e Sulmona. Vediamo il servizio. Nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici. Questa è la nuova sfida di Trenitalia, che punta sempre di più sulla mobilità sostenibile. Ogni giorno i treni in circolazione saranno 18, ognuna con 64 stalli, per un totale di 900 posti bici in più, 44 dei quali dotati anche di presa elettrica. Le tratte coperte saranno quelle sulla Sulmona-Ancona, Pescara-Termoli, Pescara-Teramo e Pescara-Sulmona. In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto da Trenitalia e Regione Abruzzo. Un'offerta molto importante che risponde alla crescente domanda che registriamo in Abruzzo su questo tipo di servizio. L'anno scorso abbiamo trasportato 12.000 passeggeri, i dati del primo semestre di quest'anno ci dicono già che sono in aumento di oltre il 40%. Al taglio del nastro presente anche Ermanno Russo, responsabile commerciale direzione business regionale di Trenitalia. Positivi i numeri del bilancio intermedio della Trenitalia Summer Experience in Abruzzo, più 27% per i Trabocchi Line e più 31% sull'Adriatica Nord rispetto al 2021. Che cos'è la Summer Experience? È un aumento delle destinazioni, raggiungiamo tutte le mete turistiche più ricercate quando non lo facciamo da soli con il treno perché non c'è la linea, lo facciamo con altri operatori del trasporto, il bus o la nave addirittura in altri posti. Quindi riusciamo a creare un network di collegamenti che con un unico biglietto permette veramente di andare ovunque, anzi come diciamo noi ovunque e oltre. L'altro aspetto sono le promozioni estive, citiamo ad esempio la Junior è quella delle famiglie. Bene, per tutta l'estate fino a fine settembre i ragazzi fino a 15 anni semplicemente in compagnia di un adulto che viaggia non pagano e quindi questo ci sembra decisamente un aiuto che possiamo fare alla società italiana in questo momento, soprattutto di caro benzina. Dopo un periodo di paura sembra tornato il sereno per i lavoratori della Maison Zilli di Cappelle sul Tavo. L'atelier di alta moda, dopo l'accordo con i sindacati, si dice pronto a nuove assunzioni. Vediamo. Nonostante la crisi dettata dalla pandemia prima e dalla guerra poi, che si trascina dietro i rincari dei costi dell'energia, delle materie prime e della logistica, per il settore tessile abbigliamento il 2022 potrebbe rappresentare l'anno della ripresa. Questo scenario riguarda da vicino anche le aziende che insistono sulla nostra regione ed in particolare lo stabilimento Zilli di Cappelle sul Tavo. Infatti dopo un periodo di forte preoccupazione per il futuro dell'unità produttiva pescarese manifestato dalle unità sindacali locali a cui hanno fatto seguito un incontro con i vertici aziendali, è stato siglato un nuovo accordo con il quale non solo verranno salvaguardate tutte le sue risorse umane, ma è previsto un piano di assunzioni su base quinquennale. A questo punto la speranza è quella che anche altri brand importanti della moda con stabilimenti nell'area possano riprendere con le politiche di investimento. Al momento noi abbiamo una serie di figure che stiamo ricercando sempre sul territorio. Da aggiungere una particolarità è che comunque lei prima parlava del trend positivo del settore, io lo rimarco, effettivamente per il settore di alto di gamma e quindi per anche il nostro prodotto Maison Zilli assolutamente c'è una ripresa e questa ripresa fa ben auspicare appunto per un nuovo progetto ambizioso come il nostro. La paura a un certo punto regnava sovrano, quindi ovviamente avere una situazione del genere completamente diversa fa piacere, ma fa piacere anche per il territorio perché almeno si dà la speranza e la possibilità ad alcune figure di essere inserite in questo stabilimento, anche perché la professionalità e il know-how che abbiamo in questo settore, in questo territorio è risaputo perché abbiamo aziende e lavoratori che vengono fuori magari da altre situazioni ma che sono molto professionali e che potrebbero avere una possibilità all'interno di questa azienda. A confermare l'interesse per lo stabilimento in provincia di Pescara è stato lo stesso Elaf Gassam, fondatore e presidente di Negma Group. L'obiettivo principale è la salvaguardia e il rafforzamento delle unità produttive in capo alla Maison, in quanto il rilancio e il successo di un brand unico e straordinario come Zilli non può prescindere dalle risorse umane. Oltre alla boutique di proprietà a Parigi, al momento sono tre i siti produttivi gestiti direttamente da Zilli: Lione, l'atelier di Curno e come detto Cappelle sul Tavo, che con il
il nuovo piano strategico prevede il rafforzamento del capo formale e di altre tipologie di prodotto che più si addicono al know-how del territorio abruzzese. I piccoli comuni tagliati fuori dal CDA di Ambiente S.p.A. La denuncia arriva dai primi cittadini di quegli enti con quote minoritarie all'interno della società. La modifica dello statuto divide proprio nel momento in cui è fondamentale lavorare insieme, dice il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. Vediamo. La modifica dello statuto di Ambiente S.p.A. avvenuto in Consiglio Comunale a Pescara ha suscitato la reazione dei piccoli comuni, i quali, avendo una quota minore, rischiano di restare senza rappresentanza. Questo potrebbe accadere molto presto. Infatti il 2 agosto ci sarà l'Assemblea straordinaria di Ambiente e nel caso di approvazione anche da parte di quella Assemblea, ecco che lo scenario sarebbe confermato. E noi ci siamo fatti portavoce di una doglianza e di una preoccupazione da parte di tutti i comuni. Comuni che come noi vedono un calo, un difetto di rappresentanza in seno ad Ambiente. Ecco, i comuni più piccoli si sentono esclusi dopo che questo CDA è stato approvato, ma che cosa si può fare adesso? Intanto il 2 agosto ci sarà l'Assemblea straordinaria di Ambiente in cui noi ufficialmente poi porteremo queste posizioni. L'obiettivo di queste osservazioni che noi formuliamo è anche di pensare a un ragionamento più alto di quello che oggi è Ambiente e può rappresentare Ambiente nella gestione di una materia delicatissima come quella dei rifiuti, a rischio di infiltrazioni criminali. Insomma, è una materia molto delicata sulla quale noi siamo convinti che un ruolo pubblico sia determinante ed in questo senso una rappresentanza e un ampliamento, diciamo, della base della possibilità appunto di interlocuzione dei comuni più piccoli in seno al CDA noi la riteniamo importante. Importante per fare in modo che comunque i comuni piccoli si sentano parte attiva e si avrebbe una, diciamo, in prospettiva un problema di appunto magari di uscite in blocco dei piccoli comuni, per cui si snaturerebbe quello che è oggi il portato di Ambiente, quello che oggi Ambiente può rappresentare, ma ancor più in un'ottica futura. Cambiamo decisamente pagina. Due giorni fa è calato il sipario sulla 50ª edizione di Pescara Jazz con lo spettacolo di Noah che ha portato al Teatro D'Annunzio la sua voce raffinata e la contaminazione di stili. Vediamo. Okay. Una star internazionale come Noah ha chiuso la 50ª edizione di Pescara Jazz. Di origine yemenita, l'artista israeliana, cresciuta a New York, che ha collaborato con personalità quali Stevie Wonder, Sting e Carlos Santana, si è esibita scalza in un viaggio tra sonorità jazz, suoni medio orientali, contaminando stili e generi. Noah ha parlato anche di pace e di integrazione e il pubblico ha cantato con lei uno dei brani più noti, You Don't Know, oltre ad aver proposto pezzi del suo ultimo lavoro, Afterology. Ad accompagnarla sul palco il chitarrista Gil Dore, direttore musicale, poi Ruslan Sirota al piano, Omri Abramov al sax ed ewi. Un omaggio a Pescara, il suo mare, e poi la lettura di una poesia che auspica un mondo migliore prima di cantare Beautiful That Way, colonna sonora del film La vita è bella. Quindi i saluti, rinnovando la sua dichiarazione d'amore per l'Italia. Prende il via questa sera la 9ª edizione della Sagra del Timballo di Floriano Di Campli, organizzata in piazza dell'Anfiteatro dalla locale Proloco, in collaborazione con il Comune fino al 3 agosto, spazio a uno dei piatti principali della cucina teramana.
Dopo due anni di stop per il Covid riparte la Sagra del Timballo a Floriano, un grazie particolare va ovviamente a tutta l'associazione di Floriano che organizza magistralmente come ogni anno questa bellissima sagra, al mio assessore Melissa Galli che coordina i rapporti tra amministrazione comunale e associazione in una location che ci tengo sempre a dirlo molto bella, piena di verde dove anche i bimbi possono comunque stare nella massima sicurezza e trascorrere una bellissima serata. Io credo che questa sagra del Timballo insieme alla sagra della Porchetta e alla sagra del Tartufo di Campli valorizzi tantissimo il nostro territorio, sono sagre che hanno sempre un grande successo e in un periodo come quello attuale non è scontato comunque portare tante persone sul nostro territorio in un periodo dove molti sono sulla costa e invece noi dell'interno cerchiamo un po' di farli trascorrere una serata diversa, sempre in allegria con la degustazione di prodotti che fanno parte oramai della nostra tradizione culinaria teramana. Una città che c'è, una città dinamica che scommette proprio sul rilancio dei territori, una traccia che il BIM ha messo nelle proprie linee programmatiche, non solo arte culinaria ma anche molta cultura. Una lode al sindaco Agostinelli e alla sua amministrazione perché l'indirizzo che il BIM vuole dare insieme ai propri sindaci è proprio questo, rilanciare i territori che vivono un momento di difficoltà dopo l'effetto pandemico che insomma stiamo cercando di dimenticare. La strada giusta è proprio quella che sta tracciando Campli questa mattina in conferenza stampa. Ospite d'eccezione a Pescara per i 45 anni del club Donne Biancazzurre, si tratta di Franco Baresi, bandiera del Milan dei Record, che ha presentato il suo libro e ha ricordato ai nostri microfoni anche il Pescara di Giovanni Galeone. Vediamo. Franco Baresi a Pescara, tanto affetto, tanta amicizia col Pescara, con le donne biancazzurre in particolare, insomma è sempre bello andare in provincia. Sì, no, fa piacere presenziare stasera, pur di incontrare tanti tifosi per festeggiare lo scudetto e trovo sempre un grande entusiasmo, un grande affetto, questo mi fa molto piacere. Stasera ha approfittato anche per presentare il suo libro che è andato a Ruba qui e che sta avendo un grande successo. Come si diventa campione da bambino, da ragazzo, con tanti sacrifici? Sì, ho voluto raccontare insomma cosa c'è dietro a successo e al raggiungimento di tanti traguardi e quindi deve essere un messaggio da stimolo e di ispirazione verso i giovani. Lei oggi è a Pescara e ha ricordato prima il Pescara di Galeone, le sfide che lei giocò qui allo Stadio Adriatico indossando la maglia del Milan. Sì, ricordo delle sfide sempre molto, molto belle perché Pescara giocava sempre un bel calcio, con bei giocatori e ci creava anche tanti problemi, quindi ricordo quella famosa 5-4, partita incredibile. Però ci è andata bene. Diceva prima, Pescara merita probabilmente altri palcoscenici che la Serie C. Vabbè, ricordo quel calcio che faceva, quindi qui la gente piace il bel calcio, quindi spero che possa avere soddisfazioni in campionati maggiori. L'ultima battuta, il Milan di oggi è arrivato lo scudetto, insomma adesso si vuole tornare a far bene nelle coppe, in Coppa dei Campioni. Beh, il Milan è cresciuto molto, abbiamo avuto questa grande soddisfazione e gioia di tornare a vincere lo scudetto. Adesso vogliamo far bene anche in Europa. E siamo all'interno della pagina dello sport calcio. Ieri il Pescara ha superato in amichevole la Delfino Curi per 5-0. Oggi e domani giornate di riposo per i giocatori che torneranno a lavorare sabato al Poggio. Vediamo il servizio. Il secondo test precampionato contro la Delfino Curi, squadra del campionato di eccellenza abruzzese, ha chiuso il ritiro di Palena del Pescara. Prestazione di tenore decisamente diverso a quella di domenica quando i biancazzurri hanno disputato un ottimo match contro la quotata Adana Demirspor. Squadra decisamente meno brillante e più lenta per i carichi di lavoro e la stanchezza accumulata domenica, oltre che per stimoli che contro la compagine nella massima serie turca erano altissimi. Cuppone e Lescano però continuano ad avere confidenza col gol e nel 5-0 rifilato all'11 di Guglielmo Bonati c'è ancora la firma della nuova coppia d'attacco del Delfino che impiega 38 minuti per sbloccare il risultato con il gol dell'attaccante Salentino e appena un minuto per raddoppiare con la bella girata del centravanti argentino. Nell'11 titolare due novità rispetto a domenica scorsa, Illanes e De Marino al posto di Ingrosso e Milani. Colombo cambia tutti gli 11 nella ripresa, debuttano Plizzari e Giabua, assente Frascatore. Negli ultimi minuti
spazio a un Rasi con la valigia in mano al posto di un Giaboua ancora un po' acciaccato. Il Pescara crea di più a inizio di ripresa quando trova la terza rete con Mehic, poi c'è soddisfazione anche per Vladislav Blanuta che dopo metà frazione e all'ultima azione timbra la doppietta e fissa il finale sul 5-0. Il bilancio di questi primi giorni del presidente Daniele Sebastiani, che si sofferma anche sul mercato. Ah, noi siamo contenti, siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto fino adesso, poi è chiaro che siamo solo agli inizi, però bisogna avere pazienza, bisogna dargli il tempo a un allenatore nuovo che arriva con una squadra completamente nuova, quindi ci vuole pazienza e noi di pazienza ne abbiamo. Nei prossimi giorni credo che il direttore riesca a portare quegli elementi che mancano e poi aspettiamo, perché manca un mese alla fine del mercato e quindi può succedere di tutto. Aloy? Ma lui deve risolvere un problema, da quello che so io devo risolvere un problema suo con la squadra di appartenenza, poi dopo vedremo. Quanti innesti ritenete ancora di fare prima della fine del calciomercato? Ma credo che 3 o 4 giocatori ci serviranno. Oltre a Carlo Di Renzo, ieri a Palena erano presenti anche i procuratori Vincenzo Pisacane e Bruno Cirillo che, oltre da lui, assistono profili che potrebbero fare comodo come trequartisti. Tra gli altri Alessio Curcio, ancora sotto contratto col Foggia, l'ex Dejan Vokic del Benevento e soprattutto Andrea Schenetti, svincolato ma con costi alti a livello di ingaggio, spazio anche alle dinamiche societarie. Lei ha usato la parola commerciale nei confronti di Campitelli, può essere un po' più esplicito su questo tipo di collaborazione che avrà con voi l'ex presidente del Teramo? Sì, ma Luciano, come sapete, è un mio carissimo amico da sempre, abbiamo sempre collaborato quando lui era anche presidente del Teramo, adesso è fuori dal calcio, ha voglia di fare qualcosa nel calcio, ha tante competenze importanti, quindi verrà con noi e verrà con noi, cioè, in questa fase ci darà una mano sotto l'aspetto commerciale, nel senso che si occuperà più della parte marketing. Sul fronte Australia, perché poi i tifosi continuano a chiedere, ma insomma arriveranno questi imprenditori? Ma io mi auguro di sì perché stiamo lavorando per quella cosa lì e quindi mi auguro che arrivino il prima possibile, perché non è che devono essere i tifosi preoccupati, la preoccupazione è la mia, non dei tifosi, che i tifosi la squadra ce l'hanno bella che è scritta, cioè non hanno mai avuto un problema e quindi non devono essere loro i preoccupati, il preoccupato dovrei essere io. Giornate intense per il Teramo, che ieri ha visto accolta l'istanza cautelare da parte del TAR del Lazio. La discussione è il prossimo 2 di agosto, ma la partita resta complessa. Jacopo Forcella. Accolta l'istanza cautelare di Teramo e Campobasso da parte del TAR del Lazio, ora le due squadre provano a giocare una partita che tuttavia ha poche possibilità di essere ribaltata. Con la domanda cautelare le due società hanno chiesto al presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di disporre misure cautelari provvisorie prima della trattazione della domanda da parte del Collegio. La discussione ci sarà il prossimo 2 agosto, ma quella di ieri è una decisione che mira ad una tutela del ricorrente accolta al solo fine di mantenere la res ad hoc integra, ovvero essendo la questione non ancora compromessa o decisa, affinché in tale sede non venga pregiudicata la posizione della ricorrente nelle more della decisione collegiale sulla domanda cautelare. Insomma, per farla breve, una sorta di time out prima della ripresa delle ostilità. Nel frattempo oggi è in programma il Consiglio federale, che tuttavia aspetterà le decisioni del Tribunale amministrativo prima di procedere ai ripescaggi, che in ogni caso non saranno decretati nella giornata di oggi e comunque non lo sarebbero stati in qualunque altra circostanza. Il presidente federale Gravina chiarirà chi avrà diritto all'eventuale ripescaggio con Fermana e Torres, che sono in vantaggio sulle altre, in caso di esclusione di Teramo e Campobasso, ma si aspetteranno gli eventi prima di andare a sostituire. Sarà da capire se la C andrà avanti per la propria strada con la composizione dei gironi prima e la presentazione del calendario poi, quest'ultima in programma proprio il 2 agosto, mentre le due attualmente escluse staranno vivendo momenti palpitanti cercando di comprendere se potranno mantenere la categoria, ipotesi questa ancora molto complessa. In gioco infatti ci sarebbe l'eventuale annullamento delle norme federali che hanno portato all'esclusione, decisione confermata dal Consiglio federale e dal Collegio di garanzia del CONI poi. La strada è tortuosa a dir poco.
L'obiettivo è l'annullamento del dispositivo del 18 luglio e delle motivazioni pubblicate con la decisione numero 52 del 25 luglio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, poi del parere contrario espresso dalla Covisoc nella riunione del 7 luglio, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del manuale delle licenze nazionali, nella parte in cui non consentono depositi e integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno da parte di Covisoc e del Consiglio federale FIGC, nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un club al campionato di riferimento quando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal sistema delle licenze nazionali stesso. Che la partita sia complicata, giocabile ma complicata, è facile da intuirsi. Che il Teramo però voglia provarci fino alla fine è altrettanto evidente. Torna da domani a Montesivano lo street basket, 3 giorni interamente dedicati a Marco Zitella, ragazzo che amava la pallacanestro e è scomparso troppo presto. Vediamo. Torna a Montesilvano il torneo più caldo della stagione, in cui ragazzi e ragazze si sfideranno per dare vita alla seconda edizione dello Zito 3x3 interamente dedicata a Marco Zitella, un atleta della Virtus Basket scomparso qualche anno fa ma rimasto nel cuore di tutti i compagni. Mi preme ovviamente ringraziare il Comune di Montesilvano per questa bellissima iniziativa e soprattutto la Virtus Basket Montesilvano, perché ha sempre nel cuore Marco ed è bello vedere sempre i ragazzi di ogni età giocare, divertirsi, fare sport, ed era quello che faceva Marco. Quest'anno l'evento sarà all'interno della tappa top dell'estate 3x3 Italia Street Basket, 3 giorni di sport a carattere nazionale sia dal punto di vista del divertimento che di quello tecnico. Quindi ci aspettiamo 3 giorni di sport e divertimento, e anche dal punto di vista tecnico il livello sarà molto alto, perché questa è una delle tappe, delle 15 tappe diciamo più importanti di tutto il campionato italiano. Guarda, avendo avuto la fortuna di uscire anche fuori dall'Italia, sempre col 3x3, c'è molta più intensità rispetto al 5x5, trovi anche molta più fisicità e diciamo che è completamente un altro sport, completamente diverso. Le gare avranno inizio venerdì 29 luglio dalle 16 alle 23, sabato 30 luglio dalle ore 23 e domenica 31 luglio a partire dalle ore 20 si potrà assistere alle finali. Il tutto sarà arricchito da spettacoli, esibizioni di G7 e voglia di stare insieme in allegria, dunque non solo basket ma anche tanto intrattenimento. Di tanto dinamismo, tanta musica, intrattenimento, abbiamo tanti ospiti che ci verranno a trovare, delle crew di breakdance, i DJ, siamo carichi, c'è tanta motivazione, siamo contenti, ovviamente non mancheranno le nostre tradizioni, quindi gli arrosticini e sicuramente tanti tanti sorrisi. Far rivivere proprio il suo sogno. Sì, esattamente, ma questa è l'età, questa dei ragazzi in cui si deve sognare, non è che si può sognare, si deve sognare. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con il TG6, le edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.